Col passato possiamo leggere un po', come succede con i grandi fatti, tutti quanti ci ricordiamo dove eravamo, anche se non eravamo a New York, l'11 settembre, e possiamo dire, avendo l'età, io sono anch'io della classe del 4, quindi, dove eravamo in quell'anno così veloce, così... Possiamo leggerlo con... la nostalgia del passato che c'è sempre anche quando riguarda fatti drammatici. Se dovessi scegliere di vederlo in compagnia, ho due o tre amici con cui mi piacerebbe vederlo e chiudere con la spaghettata ma ti ricordi e riversando insomma l'immagine del nostro vissuto personale. C'è un modo che per me è quello è più interessante che non come eravamo, ed è cercare di capire che cosa di quel passato resta, che lezioni ci sono, che cosa può servire anche per chi non era ancora nato, anche per chi non lo guarda con gli occhi del come eravamo. E secondo me, io ripeto, come Paolo, l'ho vissuto anzi doppiamente ai margini, perché vivevo allora in Friuli, dove c'era stato il terremoto l'anno prima e quindi eravamo un'isola infelice per altre ragioni, insomma. E a quei fatti, guardavo, l'unico a cui ho partecipato non da spettatore è stato quel convegno contro la depressione. In realtà ritrovando in modo non organizzato altri che conoscevo e che venivano dalle stesse esperienze extraparlamentari, quando dico non da spettatore semplicemente ci limitammo a fare una sorta di guardia del corpo per Marco Boato che doveva parlare in questo convegno sostenendo la posizione di rinuncia alla violenza e quando guardavo alcune immagini, e mi viene in mente quando uno dice le lezioni, fu forse il primo momento, per quanto ricordo io, quel convegno, in cui ci fu un'enorme attenzione della cultura d'Oltralpe, in quel caso, perché c'era Deleuze, Guattari, lo stesso Sartre, sulle situazioni delle libertà in Italia, cosa che da allora in poi è diventato quasi un appuntamento fisso con chiunque governasse, il fatto che da oltre il confine intellettuali, giornali, si sentissero il dovere di giudicare il livello della libertà.